investimenti che si devono fare oggi non sono investimenti limitati solamente negli asset produttivi, devono essere soprattutto investimenti in risorse umane. Noi come azienda abbiamo bisogno di diciamo eccellenze, abbiamo bisogno di competenze estremamente particolari, di nicchia, per quello anche abbiamo un rapporto di eccellenze, cervelli rientrati dall'estero, che è diciamo ben oltre la media. La cosa bella ovviamente è che sono tantissimi italiani, magari anche senior, che dopo aver passato 10, 12, 15 anni all'estero hanno voglia di rientrare. È evidente che il primo driver, diciamo, la prima motivazione per rientrare è la voglia veramente di rientrare nel nostro bellissimo paese. A questo poi si aggiunge anche la motivazione magari di lavorare in un'azienda che ha delle prospettive di crescita, che ha una visione anche molto particolare, che a volte si avvicina un po' a un istituto di ricerca più che un'azienda in sé. E questo aiuta. Aiuta sicuramente anche la legislazione con le agevolazioni del rientro dei cervelli, che ovviamente aiutano il dipendente, ma hanno una ricaduta positiva anche a livello aziendale. Su questo credo sia importantissimo ed è sempre, diciamo, motivo principale di sostenibilità è anche la formazione interna. Per quello noi abbiamo attivato un'accademia, dei corsi, dei dottorati industriali, dei corsi di formazione, di alta formazione, proprio per mantenere elevato diciamo, il livello di eccellenza delle nostre risorse e per far crescere i più giovani, gli junior, quelli che si possono affiancare magari ai fisici, agli ingegneri, agli astronomi, più magari che hanno quel bagaglio di esperienza che è utilissimo per i giovani.